buon Natale, auguri di buon Natale, auguri di buon Natale, e felice anno nuovo, auguri di buon Natale, auguri di buon Natale, auguri di buon Natale, e felice anno nuovo. Buonasera, mi avete riconosciuta? Sono una delle Iene. Volevo sapere come una volta passavate il Natale. Una volta il Natale si passava meglio di ora. Perché una volta il Natale era più sentito. Si aspettava fare il Natale, uscire a fare la novena, tutte le sere. Ma tutte le sere, non come ora, passano le sere e poi non passano più, passano soltanto la mattina, la vigilia di Natale. E che cosa devo dire? Devo dire che i tempi sono cambiati. In peggio però, sempre in meglio, però in peggio, secondo me. Perché ora, attualmente, secondo la televisione, tutti disagiati, senza lavoro, senza niente, come fanno ad andare avanti? Una famiglia, un padre di famiglia che non ha lavoro, come può andare avanti a dare da mangiare ai figli? Non sappiamo se è colpa del governo, non sappiamo se è colpa di Gesù Cristo, non sappiamo che colpa fa. Non lo so. Date un augurio ai giovani? Auguri a tutti, un buon Natale e buon anno nuovo. E forza al lavoro. Che ne pensate voi di questi politici? Che fanno qualcosa di buono per voi altri che siete un avvenire. Che per noi ormai la vita è così così, ma per voi un avvenire buono. E un buon Natale per tutti. Un bel augurio di, come si dice, per le famiglie, per tutti. Grazie. La cosa più importante è fare progresso. Buonasera, siamo te. Siamo quelli delle Iene di Italia 1, ci avete riconosciuto? No. Bene, siamo venuti qui a Benestare a fare delle interviste a voi. Allora, volevamo chiedervi come trascorrevate il Natale quando eravate più piccoli? Come lo trascorrevate? Quando buono e quando male. Ah, buono. Comunque, poi, un'altra domanda che volevo farvi è cosa pensate della crisi? Al giorno d'oggi, la crisi, come la vivete voi? Cosa ne pensate? La crisi è brutta per tutti. Vero. Qual è il vostro augurio per le generazioni future? I più buoni. Certo. Sei per l'italiano, ma. Qual è il vostro augurio per le generazioni? Più bello, un futuro più bello che c'è troppo crisi e troppo. Mangiare tutti i deputati, se io se ne cresciro e non stavo andando a povertà. Vero, avete proprio ragione. Cosa pensate di Berlusconi, poveretto che ora è. Berlusconi, sì. Un resto, no? Mannaggia. Non sono contenta, ma un resto, no? Ma io lo sapete che capisci, no? Mannaggia. Speriamo che non restano, che capisci, capisci. Buonasera Pasquale, siamo qui per chiedervi delle cose. Vogliamo innanzitutto dirvi come passavate voi il Natale tanto tempo fa? Tanto tempo fa tutto bene. Oggi peggio di prima. Come mai peggio di prima? Per la crisi? È troppo crisi, non abbiamo più soldi. E nemmeno roba da mangiare. È vero. Perciò, quale Natale può venire? Non possiamo fare né regali a uno e all'altro perché ci sono tanti amici e perché i soldi sono scarsi. E per la politica che pensate di sto Berlusconi che se n'è andato? Lo vogliono arrestare? A Berlusconi lo voglio bene io. Allora non lo devono arrestare? No, assolutissimamente. Ma perché sono ladri questi che ci sono. Di ribelle al mondo uno ce n'è, sempre pronto all'avventura lui è, un tesoro al sicuro non è.
cieli attorno Lupin. Oh Lupin. Ma infatti non Berlusconi. Berlusconi sta facendo troppo e gli dà da mangiare a tante persone e a tanti negozi. Perciò Berlusconi deve essere. Non lo devono toccare! No! No! E cosa ha curato alle nuove generazioni? Se non ci mettono i coso a posto, vengono una guerra civile. Avete ragione, avete ragione. Ma quindi anche ai giovani tanta felicità, tanto lavoro per questo Natale, dico. No, io sono proprio, pure io ho tanto terreno di coltivare e per i soldi non posso mettere a nessuno. Va bene. Allora grazie mille, auguri Pasquale. Arrivederci, grazie mille. Messo. Buonasera. Buonasera. Salve, siamo le Iene d'Italia 1, non so se ci avete riconosciuti. Volevamo farle tre domande. Come si passava una volta a Natale? Una volta d'ora, c'era troppo lontananza. Bellissimo, con quello che avevamo, raccoglievamo i parenti e mangiavamo, felici e contenti. Oggi è di un'altra maniera. È diversa, è diversa. E secondo voi era meglio prima o ora? Per una cosa, meglio prima. Eravamo più raccolti. Oggi ognuno la pensa in altra maniera. È vero. È bello pure oggi, come soldi, è bellissimo, però non c'è più la tranquillità di una volta. E l'armonia pure. Grazie. Cosa fate un augurio? A tutta benestà, alla gioventù, prima di ogni altro, a gioventù. Che Cristo precisa, bene e educativo. Buon Natale a tutti. Buonasera. Grazie. Grazie. Buonasera. Siamo del programma Le Iene di Italia 1. Sì. Stiamo passando qua nel paese di Benestare a fare le domande a voi. Per chiedere alcune cose. Ad esempio, volevamo sapere come passavate il Natale una volta? Una volta insieme alla mia famiglia, tutti insieme venivano gli amici miei, pure la sera, festeggiavamo qua in casa mia. Sì. Era un bello Natale, poi sono successe tante cose, è morto mio figlio e allora, non che non lo faccio Natale, però non è il Natale di una volta. Gli auguro alla nuova generazione tanti auguri di felicità e buone feste e un bel avvenire, e più di tutto per il lavoro, ai giovani che hanno tanto bisogno, che io ho due nipoti pure, studenti, uno è laureato e sono in cerca di lavoro. Ognuno dopo tanto lavoro aspetta una promozione, una cosa bella dalla vita, la vita deve andare avanti. E si augura tanta felicità a tutti i ragazzi e giovani di questo mondo. A proposito di lavoro, si sente che la disoccupazione è in aumento, che non ci sono più posti per i ragazzi e che si parla soprattutto di crisi. Cosa pensate voi di questa crisi? È troppo male, non per noi che siamo vecchi, che ormai siamo arrivati, siamo un'altra generazione, ma per questi ragazzi è troppo male, troppo male. Se non c'è un lavoro non possono andare avanti, come non possono continuare questi ragazzi. Bene, grazie mille, buona serata. Buonasera, siamo delle Iene, il programma di Italia 1, ci avete riconosciuti? Sì. Capite che mi dico, io ti rendo i porcetti, che gli ha potuto dire gli interessati. Non ha un ognavo e non nevo. Allora, la prima domanda è, secondo voi, come passavate il vostro Natale?
Io cavo me un giglio una volta. Oppure sul giglio non sapete che sono. Sì, le giglio. E ce l'abbiamo. Io cavo me un giglio. O brillo. Brillo sapete che è? Mentivo un... Era un brillo. Che lo spaccavano e mentivano i soldi praticamente. Si facevano tre peli. E uno tirava chi in uccidi. Quello che metteva i soldi, quello che metteva i soldi, si pigliava in uccidi che non gettavano o perini. Quello che gettava perini si pigliava i soldi. E poi io cavo i paraumi in uccidi praticamente. E uno tirava con una nocciola più grande. Con una nocciola più grande, quello che gettava si pigliava. Insomma, una volta Cristo io cavo. Pare che avevo un po'. Chi? Mettevo un quattro lungiti. Un pronicchio? No. Un bagno. Un castello. Si faceva un treno giù e uno in sopra, no? E uno si metteva nella stanza e faceva due passi e tirava. Se iattava, si pigliava, se no pagava in uccidio praticamente. Chi stava io che Natale era chiesto. E poi io cavo come se io cavo, per esempio, mettevo una lucidia nella mano niente. Chi lo faceva tavola vecchia, tavola nuova, a casa molto. Se trovava, se la pigliava, se no mandava uno praticamente, no? Ora ne penso della crisi. La crisi. Che andava in centro molti pavi. Poveretta, ora noi andremo in appena pensione, ma davvero. Lo so. Sono cose tristi. E per i giovani che non hanno lavoro, che ne pensate di questo? E Berlusconi? No, non è Berlusconi mio. Non andiamo su vaga. Berlusconi non mi piace, che non mi piace mai. Potevano bene ad arrestarlo secondo voi. Arrestarlo? No, non c'è se andavano un resto lo primo, ormai non va bene. Ormai non va bene giù. Un resto da fare, non posso mangiare l'altro. Ormai è anni lì giù. È meglio un mulazzo. Se no vanno altri. Arrovinato l'Italia. Vabbè, chiudiamo con un augurio alla nuova generazione. La nuova generazione speriamo in cangini i tempi, perché sono troppo brutti attualmente. Speriamo di trovare un futuro migliore, trovate tutte le sistemazioni. E principalmente pace e serenità, perché abbiamo bisogno pure questo, perché senza pace e serenità, pure che uno dava soldi, no, non servono lo stesso. I soldi non fanno felicità. È vero. Bravo. Ok, allora Pina, un'ultima domanda. Cosa pensi del Natale di oggi confrontando il Natale del passato? Era meglio il Natale del passato o il Natale del passato? C'era più atmosfera. C'era atmosfera. C'era... Era diverso. Come mai? Era un altro tempo comunque, dai. Ognuno è... dava tanti problemi. Una volta i problemi no. Eravamo più giovani, non lo so. Era più sicuro perché eravamo più giovani, però. Si aspettava il Natale. Io mi ricordo, per esempio, passava a novena Natale la mattina e tre di notte, cazzo a voglia. No, questo volevo. Era una poesia, aspettava Natale. Io mi sbiglio la mattina e sento suonare la zampogna che passava un po' paese. E quelli che facevano la rovena di Natale cantavano. Perché lì a poco non riuscivano a cantare. Era bellissima la rovena cantata. Adesso passano din 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 din. Avete la voce belle. Come la zampogna, io mi ricordo Peppi Rocca. Ma è la sera che... Ma scherzare, ieri sera invece cantano Arena Regna. Cantano Tarantella cavanzi. No. Mamma mia. A votare a Tarantella, vero? Come si fa? Ieri sera. A votare a Tarantella cavanzi. No, non possiamo suonare. I botti sapete come facevano? Chi bombe di carte, era polvere che con Petruzzi, che chiudevano la carta e stavano con la facevano un bombo. E io con mortale qua. E qua la chiave. Un diavolo. Come era un diavolo? Mentivano la polvere. Mentivano la polvere con una carrozza dentro. Poi c'è buon capodanno, buon capo di mesi. Arriva la porta, una bella romita, boom! Ma è un fatto vero, non pensate che dipendiamo. Com'è se va a continuazione? Una volta chi sto? Buone feste e buon capodanno. Okay. Abbiamo mangiato sempre il stocco. Quando sono stato piccolo io... Sì, lo stocco sempre. Il broccolo. E mia mamma... Il broccolo. Con queste donne di oggi, queste ragazze di oggi, ragazzi, che non sono capaci a fare niente. Quando frie e zeppoli, ta cosa mettia? Ta cosa che portavano i ficandiani. Poi fanno un chilo, oh, sono stroccata, mi devo qua, tutte rotte sono. Tutte rotte sono. A
Ora gente, una volta. Vabbè. Ok, un saluto. Andiamo al bar, i soldi ci sono, comprano tutto. E anche me lo sto facendo un po' più belli una volta. Va bene. Se moro mi invece i soldi. Io comunque il problema è che noi eravamo diversi che erano più vecchi di noi. Voi siete diversi di noi. Quando voi siete alla dannosa trovate un'altra generazione. Ci sono diverse. Generazioni sono sempre diverse. Poi altri giorni. Sono sempre belle. Pensate le parole dei nonni. Ho imparato qualche cosa. Comunque, fate sempre le cose belle della vita, non le cose brutte. Le cose brutte evitate le sempre. Ok, un augurio a tutti quanti. A tutti voi. Allora, buon Natale, Natale, un felice 2014. Speriamo di cangiare le cose. A Poletta, a Porto Rico. Principalmente papù che siete giovani. A mano, a mano, a mano. Auguri di buon Natale e di buon anno. Grazie. Ciao. Buonasera, non so se ci avete riconosciuto, siamo delle Iene, il programma su Italia 1, stiamo passando per le case di benestare a intervistare voi persone un pochino più anziane, no, per chiedervi alcune cose. Come si viveva il Natale una volta? È molto bella. Com'era? Come si faceva specialmente? Era più, diciamo, familiare, era una cosa... Aspettava il Natale, 40 anni. Quindi molto diverso dal Natale di oggi. Certo. Ok. Un'altra domanda che volevo farvi. Oggi si parla tantissimo di crisi, di disoccupazione, di queste cose. Cosa ne pensate? Andiamo male. Tutti male ci va. Secondo voi la colpa è dei politici o è anche colpa di noi, della popolazione? No, colpa dei politici. La popolazione no, perché non altro credo che ognuno pensiamo di fare qualcosa di bello, dei politici. Quando hanno cambiato l'euro con la lira, la quale hanno interpretato all'onorevole... Berlusconi. No, l'onorevole... No, era cosa. Ah, Mussolini. L'onorevole Mussolini l'hanno interpretata nella televisione, no? Allora gli hanno detto: cosa pensi tu per la lira e l'euro che hanno cambiato? Ha detto, io lo ricordo ancora, che l'ho detto nella televisione, ha detto: per me è una grande fregatura per i cittadini italiani. L'onorevole Mussolini. Allora, un augurio di Natale che vorreste fare alle generazioni future. Cosa augurate alle persone più giovani, alle generazioni che verranno? Bene. Di più. Molto di più di come oggi. Certo. Grazie mille. Buona serata. Buonasera. Buonasera, buonasera. Sono un inviato delle Iene. Ah sì? Come? Non mi ha riconosciuto. No? Delle cui? Delle Iene. Delle Iene. Che sono queste? Come non le conoscete le Iene? Non so come fanno le Iene, scusate, ma io parlo mezzo bifero. Cioè, va bene. Un po' dialetto bonastaretto. Una tappena pugliese, va bene, avete capito? Andate avanti. Allora, volevo chiederle. Allora. Come passava lei il Natale quando era più piccolo? Oh, benissimo, questa è una domandina molto, molto, molto particolare, perché il nostro Natale, il mio Natale, nei miei 50 anni che ho ora, si passava a casa al focolare domestico con i miei genitori, con mia mamma, mio papà. Mia mamma era dedita a fare i zippoli, nocatole, tutte queste cose dolci, Piattini, panettone. E allora si diceva una volta che il Natale veniva una volta l'anno, va bene, ma oggi
penso che non si dica più, perché Natali è tutti i giorni. Infatti. Oh, io ricordo i miei piccoli giorni o le mie piccole nottate dove spesso e volentieri a casa mia c'era sempre un bisticcio perché mia mamma e mio papà, dove vai a quest'ora? Mamma, voglio fare la novina. Voi sapete che io ho una voce spettacolare. Oh, figlia, sta ora. Mio padre, rigido come al solito, a quest'ora, alle 6. Quando sono alle 9 devo andare a letto. Opa! E 9 manco mangiamo ancora. Beh, che facciamo? Va bene, ma posso provare per una volta, posso avere questa cosa di togliermi... Questo onore, questo sfizio. Togliermi la soddisfazione di andare a cantare, a fare la novena. Ciao. Così. Va bene. Quelli che suonavano, i ragazzi con me, tipo Giuseppe Zito, che suo cugino Carmine conosce benissimo come mio, Quercia, insomma tanti e tanti di Benestare, uscivamo con chi la chitarra, chi qualcuno anche con la fisarmonica, il triangolo. Pepe Cristarella, Pepe Cristarella, la buona anima. Pepe Cristarella, va bene, Pepe Cristarella è uno dei giorni antichi, però ci dava il supporto. Insomma, era tutto un altro clima. Tutto ora che c'è la crisi, non ne parliamo, sti politici. Vabbè, lasciamo stare i pulitrichi, i politici. E per Berlusconi che dite? In mezzo a tanti politici. Io non so, che ne pensate? Io sono arrivato al punto, dipendente comunale da 26 anni, sono arrivato al punto di diventare apartitico. Praticamente... non voto per nessuno o non voglio sapere nulla di nessuno, perché io sono stato sempre, e se dovrei continuare, se dovessi, scusate il termine, perché qua parliamo mezzo bifere e mezzo cazzani, se dovessi continuare ad andare a votare sempre a destra, perché sono stato sempre di destra. Però adesso, con le giornate di oggi, con le crisi che ci sono, io devo pensare al mattino quando mi alzo, a Dio piacendo, dico, oggi sono qua, oggi sono là, devo pensare come devo fare, mettere le mani in tasca, se ho qualche soldo bucato. I politici fanno magna magna, cioè io aspetto Natale per un anno, per modo di dire, anzi ripeto come ho detto prima, che Natale può una essere, volta sola. Può essere tutti i giorni, oggi come oggi, ma con la crisi che c'è, se ho 10 euro in tasca, che faccio? Penso di spenderli nel migliore dei modi, metterli nel libretto quali? Tares, IMU, TASI, saccio quanto a rubare ora. Oh ragazzi, ma che siamo? E infine concludiamo con un augurio alle nuove generazioni. Alle nuove generazioni auguro il meglio del meglio, perché non sussista più o non debba rientrare o quello che esiste oggi nei governi, nei governissimi, nei governoni, perché questi ragazzi, mi dispiace dirlo, Dio mi perdoni, ma se continua così non avranno un futuro degno di loro, perché i genitori hanno lottato. Bravissima. Anzi, lotteranno ancora per loro, ma voi altri cercate di stringere un po' le corde come già sono strette. Quindi vi auguro un buon Natale, un buon anno, buone feste e vederci sempre così allegramente, nonostante tutti gli acciacchi e tutti i problemi che abbiamo. Va bene, grazie mille Luzzano. E di che? Arrivederci. Buonasera signora, ci avete riconosciuto? A poco per te. Siamo delle Iene. Grazie che siete arrivati a me. Oh, si figuri signora. Volevamo chiederle, no? Lei, da piccola, come passava il Natale? Così come passate voi. Ah. Anche noi, io sono della Romania, la noi si usa queste... l'albero di Natale. L'albero di Natale, prima di Natale, bambini, si fa una stella, così. Una stella con fiori, con tutte le cose. E prendi un bambino piccolino la stella. Quelle più grandi sono tutti vicini. E canta
Beh, canta di voi questa. Ah, con le canzoni della novena, praticamente. Sì, canzoni della novena. Ah, però gira due sere prima di Natale. Tutti i paesi, lì tutti i casi. In quella serie si dà la bambini. Caramella, soldini, la tutti i bambini. Ah, che bello, sì. Come più o meno qua da noi. Sì, però la noi si fa due serie prima. Qui si fa la novella a 9 giorni, però la stessa cosa è quando arriva Capodanno, tutte le case si fa una striscia di pane piccolino. E quando tutti i bambini, come sei tu, più piccoli, prendi il campanello, suona la tutte le case, suona col campanello, dice auguri, tanti auguri, tanti auguri. E noi, le mamme, le donne, usciamo fuori. Per tutti, si fare 100 strisce piccoline. Quest'anno venite la mia, che io voglio fare 20 strisce. Vedi quanto di 20 strisce. Allora passeremo, ripasseremo, signora. Sì, passati la sera di Capodanno. Prima si fa il buio, così la questa ora. E noi prepariamo un soldino, una striscia così, per tutti i bambini. Questa è una... tradizione? Una tradizione. Tutte le case ci luce a fuori aperte, tutte le case. Tutti i bambini di un paese così stanno facendo. Tutti. E prendo, dopo prendi un filo, che fare anche più di 40 strisce un bambino, che fare da tutti i casi. Prendi un filo. E li metti la mano, mentre strisce, mentre... Dopo quando va a casa hai un filo, pieni di quella strisce. E alle nuove generazioni, al benestare, cosa augurate? Per questo Natale, ma anche per tutto l'anno? Auguro tutte cose buone, la pace, serenità. Che auguro, se crescete bene, in una maniera pulita, ordinata. Educata. Così, educata, perché... mondo ora è un po' così, però per voi io vi auguro tutte cose buone, siete arrivati vecchi, belli, puliti. Grazie mille, auguri, signora, arrivederci, tanti auguri anche a lei. Auguri anche a lei. Buonasera, buonasera, buonasera. Ma così siete voi, siamo del programma di Italia 1 Le Iene, forse ci conoscete, ci avete mai visto? Le Iene, allora ci mangiate. No, ne mangiamo, ne mangiamo. Comunque, siamo venuti qui, stiamo intervistando tutte le persone del paese un pochino più avanti con gli anni. Non vi offendete, vero? Certo, no? Sì. Volevamo chiedervi alcune cose. Allora, esempio, come passavate il Natale una volta? Come era diverso dal Natale di oggi? Certo che era diverso. Che c'era di diverso in particolare? Si giocava più, c'era più amicizia, c'era più... meno soldi, però più... felicità. Sfera natalizia. Certo. Era insomma un Natale molto diverso da quello di oggi. Aspettava Natale per mangiare qualcosa di nuovo. Era tutta un'altra cosa. Sì. Comunque, si dice al giorno d'oggi che il Natale non si sta vivendo anche perché c'è un periodo di crisi, dicono alcuni. Infatti cioè, la disoccupazione aumenta, non c'è più posto per i giovani. Insomma, cosa pensate della crisi? I giovani, alcuni non vogliono lavorare, no che non c'è lavoro. Chi vuole lavoro trova. Certo. Politici? Che pensate dei politici? I politici volevano tutti strangolati. Giusto, giusto. Quello che penso anch'io. Giusto. Un saluto e un augurio di felicità alle generazioni future. Cosa augurate alle generazioni future? A tutto il mondo, pace, lavoro e civiltà di più, che siamo un po' troppo malvagi. Ok, grazie, buona serata. Yeah.
Buonasera. Buonasera. Mi avete riconosciuto? Sì. E chi sono? La più bella del paese. No, sono delle Iene, sono un'inviata delle Iene. No. Sì. Volevo chiederle, lei quando era piccolo, come lo passava il Natale? In collegio. Come in collegio? Io ero in collegio. E c'era un clima natalizio. Ma è come se c'era un clima natalizio. Che mi fai tu? Luce. E poi? E poi cosa ne pensate della crisi che sta investendo oggi l'Italia? Siamo in bolletta tutti. Bella madre santo, un Natale in bolletta così non si vitti da 20 anni. Avete ragione. Ma come facciamo a campare? Come facciamo? Pure Berlusconi adesso. Berlusconi? Che dite, voi l'arrestano o no? Speriamo di sì. Come perché tu sei tu partito in Berlusconi? No, io sono neutrale. E io allora pure, perché a me non mi interessa quello che faccio. Bravissimo, anche a me. Aspettate un attimo, augurate qualcosa ai giovani di benestare. Un felice Natale, da passarlo in famiglia, senza fare casini. E basta. Va bene, buon Natale, grazie mille, buon anno. Buonasera Maria, sono un'inviata delle Iene. Ah, brava. Volevo chiederle, prego, volevo chiederle, come passavate voi il Natale quando eravate più piccoli? Era molto diverso, si giocava insieme con i ragazzi, c'era più gente, ora invece è tutta un'altra cosa. Sì, infatti. Si va avanti, tutto peggiore. E un augurio per i giovani di benestare? Auguri a tutti di che fate un buon Natale e un buon anno. Va bene, grazie mille Maria, arrivederci. Auguri di Buon Natale e felice anno nuovo. Auguri di Buon Natale e felice anno nuovo. Dormi, dolcissimo amor. Giornalista a cavallo, il nuovo mezzo. Giannino. Camminare bene, una parola. Buonasera, mi avete riconosciuta? Volevo. Quando di là io cammino. Allora, devi incontrare. No, state di là. Dai, basta, Matteo, muoviti. Una domanda devo fare prima di iniziare. Dai, dammi il cellulare. No, Matteo, non abbiamo tempo da perdere, che mi fa? I rosa, se... Prima devo fare la domanda e lasciare tutte le domande? O devo fare una alla volta prima? Una alla volta e danno il rispondo, ok? Ma se si vergogna, intervengo io. Va bene, andiamo. Ok, 3, 2, 1, via. Aspetta, 1, 2... Deve stare tranquillo. Ciao, c'è Bettina. Gli volevamo fare un'intervista. Anche a lui, perché lui è di politica. E poi, perché stiamo raccogliendo le interviste del signore in quanto notti, quelli di benestare, non da facoltà.